Oscar e comprano Penny Choi, l'artista, l'attivista, l'uomo del popolo. Anch'io ero in una gang, gli Asian Boys, ero di basso grado un tempistello. Decisi di andarmene in tempo. Ah, proteggi la tua reputazione, non rischi quel contratto pubblicitario a 7G. Non ho parlato perché se i Latin Kings sanno che un ex Asian Boy li ha venduti alla polizia, quelli si vendicheranno per principio. Cercavo di evitare altre morti. Beh, sei proprio un angioletto. I Latin Kings contro gli Asian Boys, restringe il campo, ricorda qualche nome? Diego, Dani, non lo so. Erano in coppia, stavano insieme. Diego e Dani? Bene, mi chiami se le viene in mente altro. Ah, sì, la chiamerò. Ma state attenti, i Latin Kings scateneranno l'inferno. La mia specialità. Collaboravi con un ex membro di una gang? Beh, faccio favori da migliaia di anni. Vuoi vedere il mio libro master? No, vorrei che seguissi il protocollo. Discutiamo sul nostro diverso approccio al lavoro di polizia. Andiamo in un locale per sbirri a scolarci la porcheria. Una ragazza è morta e tu vuoi andare a bere? No, coraggio liquido. So che al Paddock Lounge vengono iniziati i nuovi detective. Scordatelo, voglio capire chi sono quei tizi. Sono 150.000 i militanti nelle gang. Ci vorrà un po'. Non abbiamo tempo per dire una cosa al volo. Siamo in servizio. Sei la giovane più vecchia mai incontrata e detto da un immortale significherà qualcosa. Senti, non andrò a bere in un bar dove tutti mi odiano. Hai mai pensato che ti odiano per questo? Sì, mi odiano per diverse ragioni. Non lasciare che quei filistei ti impediscano di brindare alla nostra prima svolta nel caso. Andiamo, lasciati andare. Inoltre vorrei qualcosa per il dolore. Oh, se dico di sì, la smetti con questa gamba? Nessuna promessa. Ah, oh. Ecco quella stronza della bella. E quello che? Vuoi che me ne occupi io? Lana italiana, toccala, so che puoi farlo. Interessante, racconta. È Anthony Pavolucci, partner della vittima nel caso di Palmetto Street, Malcolm Graham. Ah sì, il famigerato Palmetto. Gli spararono mentre incontrava dei boss. Pavolucci pensa sia stato un eroe, io penso fosse corrotto. Ah, quindi hai fatto la spia, sei uno sbirro, per questo non piace a nessuno. Neanche avessi commesso un crimine. Sai come si dice, le spie fanno una brutta fine. Ah, grazie mille, ora va molto meglio. Non lo so, io seguivo il mio istinto, credo. Ci hai rimesso per il crimine di un altro. Non mi serve la tua compassione, ma grazie. Prego. La maleducazione di quell'uomo è intollerabile. No, me ne occupo io, non serve che tu mi difenda. Ho capito. Mi scusi? Salve. Cosa vuoi? Chiariamo che non sono qui per difendere la mia collega, il detective Decker, ma la mia opinione, ed è solo la mia, è che lei è un gran pezzo di merda. No! Tutto male, tutto intero! Sei fuori di testa! Andiamo via! Il suo nome? Meiseki. E come si scrive? Interessante per vedersi. Cerchi di disorientarmi. Mi trovo a mio agio con gli umani più di quanto pensi. Così pare.
qualche sceneggiatura, si torturano con dei sogni che in fondo sanno già che non realizzeranno mai. Mi ricordo tanto casa. Arriva al punto. Io voglio tornare. Allora dammi qualcosa. Dammi qualcosa da usare contro Lucifer e torneretti da dove venite. È questo il problema. Non si confida più con me. Ma c'è una persona con cui parla. Una psicologa. E scommetto che lei adorerebbe quello stupido vestito. Io che pensavo che tu fossi leale, che sciocco. Voglio solo il meglio per Lucifer. Quello che vuoi anche tu. Parlami di questa psicologa. Scusi, non volevo spaventarla. Come ha fatto a entrare? Ho la chiave. Sì, le spiego meglio. Mi sono trasferito nello studio accanto. Sono il dottor Kevin. Oh, ok. Salve. Io sono Linda, la dottoressa Marti. È fantastico. L'ebbrezza di combattere gli umani ha raggiunto un nuovo livello ora che posso essere ferito. Anche se l'unica cosa rotta è stata il naso di quel troll incontinente. Ti comporti da stupido. Oh, andiamo. Tu amavi il pericolo. Da quando la mia carnefice dell'inferno è diventata mia madre? Stai cambiando. Sei vulnerabile. Forse persino mortale. Se non ti tengo d'occhio io, chi lo farà? La tua detective. A questo serve un partner. La tua partner. Vi siete forse parlate? Sai, non penso che tu sia preoccupata della mia mortalità. Sei gelosa che la stia esplorando con la detective Decker. Gelosa di una mortale? Non penso. Ma se ci tieni così tanto a continuare questa esplorazione, forse la prossima volta non sarò qui a salvarti il culo. Ah, però peccato, perché tu e il mio posteriore andavate d'accordo, anche tu e il mio anteriore. Le cose cambiano, Lucy. Sì, ma tu no, Mace. Tu esisti per proteggermi, per salvarmi.